Grazie Ministro. Lei ha detto la mafia è sicuramente cambiata. Che senso è cambiata? È meno violenta, è diversa, è più nascosta? Beh, è stato detto anche prima in maniera molto più puntuale. Con la cattura di Matteo Messina Denaro è stata posta termine ad una stagione della mafia che era la mafia stragista, quindi una mafia che in generale ha praticato negli anni un'aggressione connotata e caratterizzata da forme di violenza clamorosa e inusitata. Quella è sicuramente finita, almeno insomma, per il momento sembra essere superata, ma non va sottovalutato il passaggio, la trasformazione che la mafia si è imposta. Ha praticato una sommersione che adesso la vede molto più impegnata sui circuiti economici, molto più pericolosa per quelli che sono i circuiti anche della legalità delle istituzioni e delle amministrazioni. Noi stiamo sempre molto attenti a quelle che sono le infiltrazioni che si registrano, i casi sono molteplici, molto diffusi sul territorio nazionale, arrivate anche al nord. Ci sono dei legami transnazionali, oggi è stata portata a termine un'operazione di polizia giudiziaria che secondo me è una delle tante molto significative, che proprio partendo da qui ha testimoniato ma ancora una volta quel legame che c'è tra il fenomeno mafioso in quanto tale, il traffico della droga che è la vera piaga della nostra contemporaneità e anche i legami pericolosi che ci sono tra organizzazioni criminali, quella siciliana, quella calabrese, quella napoletana e quelle transnazionali, in un afflato che forse mai, adesso chi se ne è occupato in maniera più da dentro potrà testimoniarlo, mai è stato. Una volta le mafie erano anche un po' in competizione tra di loro, adesso invece convivono e si spartiscono quelle che sono affari. E questo dimostra che soprattutto sul traffico della droga ce n'è tanto per tutti e quindi conviene a tutti stare insieme. Questo, certo, è difficile fare una graduatoria di valori rispetto al clamore della violenza, ma è sicuramente un elemento di grande. Ma io credo, è stato detto anche su questo palco, che anche chi muore per overdose debba essere considerato, certo, indirettamente una vittima, sì, della criminalità organizzata. Sì. Lei ha detto le infiltrazioni, il rischio di infiltrazioni, e penso al denaro, penso alle ingenti somme del PNRR, dove ci sono tanti soldi, c'è il rischio che la mafia entri. Ma l'Italia ha una importante legislazione di prevenzione, è sufficiente o ci ritroveremo qui tra 10 anni con nuove inchieste aperte per questo? Io mi sentirei di dire che è sufficiente non solo la legislazione ma anche l'attenzione che le istituzioni hanno posto a questo problema attraverso l'utilizzo di quella legislazione, che però deve essere sempre, la cui applicazione è sempre monitorata ed aggiornata, quindi la mia espressione di soddisfazione non deve essere una sottovalutazione del fatto di mantenere sempre alta l'attenzione. Io, se è vero, è stato detto pure dal procuratore Ayala, adesso c'è questa grande scommessa del PNNR. Innanzitutto voglio dire che noi dobbiamo avere il PNNR, ma anche quello che ha detto il procuratore Ayala, cioè i proventi della mafia e tutto il resto. Sono tutte cose che non dobbiamo mettere in competizione tra di loro. Noi abbiamo una grande esperienza. Lanciare un messaggio di rassicurazione: i progetti che sono saliti a bordo del PNNR erano già finanziati con risorse pubbliche e quindi erano già assistiti da una cornice di attenzione e di legalità che fa capo anche e soprattutto al Ministero dell'Interno. Noi ci staremo attenti. La grande scommessa di questo governo si è visto con quella che è la riproposizione del codice degli appalti, adesso anche tutta l'architettura del PNNR, è quella di cercare di coniugare semplificazione, quindi non bloccare la speditezza dell'utilizzo delle risorse, quindi questo a beneficio della modernizzazione del Paese, ma mantenendo alti i presidi di legalità sull'utilizzo delle risorse. Lei ha detto che nella classificazione del Ministero dell'Interno ci sono 4 latitanti di massima pericolosità, 65 di secondaria, ma non certo di minore importanza. Servono tante cose, anche risorse e forze di polizia in più? Beh sì, serve innanzitutto la professionalità e la competenza che ormai da decenni è messa in campo da magistratura e forze dell'ordine, e credo che questo sia un dato visibile. Noi abbiamo per tradizione al Ministero dell'Interno, condiviso con l'autorità giudiziaria, una sorta di elencazione dei latitanti più pericolosi che va in una sorta di concorso a scorrimento, quindi adesso avendo attinto la cattura, gli elementi più pericolosi secondo la tradizione, ovviamente ce ne sono tanti altri di minore clamore mediatico ma di altrettanta pericolosità, nei termini in cui sappiamo appunto che le mafie si sono riorganizzate, come dicevamo. Adesso io non voglio cogliere questa occasione per fare il solito spot all'attività del governo. Noi siamo pienamente consapevoli che la mafia come governo vada sostenuta attraverso due cose: il contributo alla proposizione valoriale
di contrasto alla mafia, tutto quello che si è detto, cioè contribuire in ogni possibile discussione, e anche io, insomma, anche la mia presenza qui a nome del governo ne è un'indicazione, quindi dell'assoluta contrarietà alla mafia in ogni sua espressione. E poi i provvedimenti concreti che abbiamo cominciato ad adottare di rafforzamento delle strutture delle forze di polizia, sia per quello che riguarda le risorse umane, sia per quello che riguarda le risorse strumentali che devono accompagnare la loro professionalità. Grazie, grazie Ministro. Grazie a lei.